questo ci siamo arrivati, però il problema era Hegel, Kant. Insomma, gli sforzi che fa l'uomo di sono sempre a razionare. Sì, ma io avevo in mente di arrivare a Hegel, perché? E perché per come? Dialettica. Ora, certo, storicamente è molto frequente che dialettica venga inteso come eristica, cioè come ragionamento falsamente corretto, dall'apparenza corretto. Perché? Perché si basa su opinioni. Era la tecnica usata dai sofisti, questa qui, se non erro. Era una degenerazione della tecnica sofistica, secondo gli antisofisti. E infatti noi possiamo prendere la letteratura sofistica di Auguste, Laertius, Sentimico, eccetera, no? E trovare lì mille punti che stanno per arrivare alla dialettica. Perché? Perché lo scettico antico, non lo scettico moderno, lo scettico antico cerca di mostrare come la ragione sia capace di criticare se stessa e quindi di cogliere quegli elementi non logici che ospita dentro di sé. Allora, coloro i quali scoprono la contraddizione nella ragione, nell'intelletto, sono proprio loro. E Kant, quando parla dei paralogismi, ripropone questo discorso. Però è sempre vero che per Kant vale questo punto: un conto è quello che io posso conoscere, un conto è il mondo della cosa in sé. Cioè, questa scissione nel mondo, nella realtà, c'è sempre. Con Hegel che succede? Succede che non c'è più la scissione. E allora quella ragione che avanza individuando contraddizioni, risolvendole, ponendole altre, non è semplicemente ragione, è la storia. La storia è razionale, significa la storia è comprensibile, tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, vuol dire la storia è comprensibile, non c'è cosa in sé, non ci sono due mondi ma uno, ma questo mondo unico procede attraverso l'individuazione di quei paralogismi, di quelle contraddizioni, di quelle insufficienze. E nel suo sviluppo questo mondo supera, o ha la possibilità di superare, tali limiti. Però appunto la differenza fondamentale è che il mondo della cosa in sé, come separato dal mondo delle esperienze, è scomparso. C'è un mondo. Bravo. Allora, per esempio, la Volksreligion per Hegel sarà la coscienza che un popolo in una certa epoca ha di sé. E che tu non puoi criticare logicamente. Perché? Perché qui si tratta di un'esperienza storica che si è andata organizzando attraverso anche degli schemi logici. La critica è un'altra, è il fatto che la realtà, sviluppandosi ulteriormente, non ha più bisogno di quegli schemi logici e ne crea degli altri. Questa è la critica.
ieri. D'accordo? Nell'ottica di Kant, la religione è la religione al solo, solum della ragione, perché una caratteristica fondamentale dell'empirismo, dell'illuminismo, è proprio questo, cioè porre tutte le istituzioni storiche, politiche, culturali, religiose, eccetera, di fronte a un tribunale. È chiaro. In questo senso è vero che il mondo dell'illuminismo cammina sulla testa e non sui piedi, nel senso che la testa è diventato il giudice. Chiaro? Però il mondo dell'illuminismo è, per esempio, il mondo delle istituzioni politiche, il mondo delle istituzioni giuridiche, il mondo delle istituzioni religiose. Appunto, non è il mondo dei rapporti di produzione. Il mondo dei rapporti di produzione, capitale, lavoro, vendita, compravendita di forza lavoro in seguito a salario, applicazione, questo non è il mondo a cui si rivolge l'illuminismo. Allora, paradossalmente, si comprende perché Marx poi dirà, anche contro Hegel, bisogna rimettere il mondo a camminare sui piedi. Ma era stato un grande successo quello di metterlo a camminare sulla testa, perché significava tu, diritto, ti devi giustificare di fronte alla ragione, tu, storia, ti devi giustificare di fronte alla ragione. Per esempio, voi trovate in Locke, nell'illuminista Locke, le mille volte l'affermazione che ciò che dura da lungo tempo, quindi ciò che è storico in questo senso, è legittimo. Non era anche la cosa che proponeva nell'antichità, cioè quello che perdurava è quello che valeva praticamente. Quello... Sì, ma lì aveva più un senso logico che storico-politico. Neusologico. Logico, neusologico. La funzione che dura di più è la più valida. Sì. Ora, quando il mondo della proprietà viene sottoposto alla critica della ragione, quando il concetto di storia viene sottoposto alla critica della ragione, il fatto dell'antichità, questo c'è da molto tempo, perde valore, non ha nessun senso. Allora, Hegel ha ragione su Kant o sull'illuminismo in generale a dire avete ragione, cioè è nella ragione insieme all'illuminismo in generale e a Kant nel dire dobbiamo mettere il mondo a camminare sulla testa, nel senso che il cervello, la ragione deve giudicare l'istituzione. Il fatto è che l'istituzione che viene giudicata non è mai l'istituzione economica. Marx affronterà questo tema e allora dovrà dire dobbiamo tornare a far camminare il mondo sui piedi, cioè sulla ragione economica, sulla lotta economica, eccetera, eccetera. D'accordo? Però, giustamente Kant e Hegel espressamente rivendicano il merito dell'illuminismo di aver messo finalmente il mondo a camminare sulla testa, nel senso che la ragione deve giudicare l'istituzione. Le tradizioni. Chissà oggi però come l'avrebbero pensata con tutte queste. Ma secondo me